L'idea di tavola nostra sulla Grande Guerra è una nostra che è un'idea che nasce dal centenario 2015-2018, ma in realtà questa mostra, man mano che la realizzavo e la portavo avanti, mi sono reso conto che è una mostra che ha sì come orizzonte temporale la Grande Guerra, ma in realtà tratta un tema come dire, ad ampio spettro, che abbraccia l'intera storia dell'uomo, se si vuole, quella della mutilazione fisica e psichica. Quelle radici vanno indietro nei secoli, se si vuole, nei millenni. Questa grande guerra è iniziata con frasi tipo questa, la guerra sta all'uomo come la maternità alle donne, e poi è finita invece con immagini tipo questa, in cui la devastazione frontale va a coinvolgere non soltanto il corpo dei soldati, ma anche la mente dei soldati. La differenza è che la patologia di guerra, di nevrosi bellica, è qualcosa che prima non veniva riconosciuta come una patologia a sé stante, e invece la Grande Guerra, tra le sue tragiche novità, ha anche questo, cioè quello di far emergere una nuova patologia direttamente e strettamente legata all'impatto della guerra moderna sulla psiche dei combattenti. Ecco, questa mostra ci fa entrare dentro anche le turbe psichiche dei soldati, ma anche di coloro che restano a casa, che hanno ormai un loro caro, hanno un loro parente, un loro marito che non tornerà perché è stato ormai eliminato da quello che è stato uno dei conflitti più importanti del Novecento. E non pensare anche a coloro che tornano mutilati, ecco, mutilati di guerra, che dovranno subire un rinsenimento molto difficile. L'ultima parte di questa mostra poi ci ricorda che il fronte interno, quelli che sono stati i manicomi, quello che è stato anche la medicina che all'epoca cercava di curare i volti, per esempio, degli sfigurati, coloro che non potevano più avere degli arti con cui continuare una vita normale. Ecco, riflettere su quello che è stato il grande conflitto del primo Novecento, il primo grande conflitto del Novecento, può aiutare ancora oggi a gridare un no secco alle guerre, perché questo ancora, come sappiamo, non è presente nella nostra storia moderna.